ragazzi, per un altro video. Oggi vi parlo sempre di un prodotto Arturia, Disttube Culture, e ve lo faccio sentire su tutte le tracce della canzone. Vi faccio vedere cosa può saltare fuori con l'utilizzo di questo plugin. Parto dal basso stavolta. Messo drive a 9, il bias a 4, IMP 1, pentode 1, presence attivo, vedete che c'è presence, air off, io su presence, e poi ho filtrato a 32,9 Hz in output, quindi il filtro sul canale d'uscita con il suono già processato. Ho messo l'high pass filter a 32,9, low pass filter a 1758, lo vedete da qua proprio. E poi con il tilt ho fatto più 4,01 le frequenze alte. Quindi 0 è flat, verso destra aumento le alte, abbasso le basse, verso sinistra il contrario. Io ho alzato le alte. Sentire anche sulla cassa. Per esempio, se volessi per puro caso dare un po' di frequenze sulle alte, così voglio provare in T, non in pentode ma in triode. Presence attivo sempre, sentite che roba. Disttube anche sul clap, diamogli un po' di consistenza a questo clap. Output, quindi sul filtro sull'output vado a pulire le bassissime, vedete che si genera della sporcizia nelle bassissime, la vado a togliere e abbasso un po' anche le alte. Solo la batteria. Con c'è un abisso, ragazzi, di differenza. E
come avete visto non sto equalizzando, non ho attivo degli equalizzatori, ho attivo il Distorted Culture, che usato sapientemente e sulle frequenze giuste è come se stessimo equalizzando. Proviamolo sul piano. Il volume, ma il volume percepito che le nostre orecchie percepiscono è sicuramente maggiore ed è dovuto alle armoniche che vengono aggiunte al suono. Cupo, più nitido sulle medio alte. Proviamolo su questo. Concentratevi bene sempre sull'immagine stereofonica e sul panorama. Sentite che roba. Sul drum, canale dove confluiscono tutte le tracce di drum. Rimaniamo lì come gain staging, perché vedete che ho abbassato l'output, però sentite la differenza. Intermionic. Chiedo scusa.
triodo, che è diciamo quella meno spinta, quella che arricchisce il suono di belle armoniche, ma non lo va proprio a stravolgere completamente. Però sentite. Ho disattivato Air e Presence, che in questo caso non mi servivano. E adesso vado a amalgamare anche il canale dove tutta la drum si aggiunge al basso. Qui Presence lo lascio attivo. Tolgo il disturb, in realtà l'ho già fatto
sentire anche sul master, e sul master invece ci metto solo per un attimo il Cold Fire che vi ho fatto vedere nel video precedente, dove non vi avevo fatto vedere però la funzione Advance. L'ho fatta vedere in tutti i plugin Arturia, meno che qua, mi sono dimenticato. Allora togliamo per un attimo post A, post B e filter A, filter B. Ho disattivato il secondo, tengo il primo. Possiamo dare impasto alla sezione A e prefilter B alla sezione B una percentuale del, una parte, una porzione del nostro suono che non sia per esempio il tutto, però quindi tutto il suono flat possiamo decidere di non darlo tutto impasto alla sezione A, dove io per il momento ho selezionato transformer, perché potrei dire low pass filter, no, tagliami 3500 con questa risonanza. Quindi io low pass ho tagliato con questa risonanza, con questa pendenza, e do in pasto questa porzione di audio al mio transformer. Oppure posso scegliere il band pass, l'high pass filter e non il low pass, notch se voglio tagliare, combo per tagliare frequenze e risonanze in negativo e combo per aumentare determinate frequenze con aggregate le relative risonanze. Quindi scelgo come poter pretrattare il suono prima di farlo entrare nella sezione A, e lo stesso vale per il B. Mentre il post filter A e il post filter B sono ovviamente post, come lo dice il nome, filtri al suono già elaborato, sempre A dal transformer che ho messo nella sezione A e B dal tube che ho messo sulla sezione B. Ok, quindi sono filtri che vanno a lavorare sul post, sul segnale dopo che è stato saturato. Ok, ci tenevo a dirvi solo questo, che non vi ho fatto vedere la volta scorsa. Anche per oggi è tutto, vi saluto, vi ringrazio tantissimo. Se vi è piaciuto mettete un like, e se volete farmi qualunque domanda scrivetemi pure i commenti in riferimento al video, che vi risponderò sicuramente. Ciao a tutti, grazie.